Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Addicted to Games. Oggi siamo su EverQuest Next Landmark e proviamo alcune delle nuove feature inserite. Allora, è passato un po' di tempo dal mio ultimo gameplay su questo gioco. È stata un po' rifatta l'interfaccia, sono state aggiunte nuove icone come quella del rampino ad esempio, questa barra della stamina che si consumerà quando effettueremo delle azioni come il lancio del rampino appunto, ma l'aggiunta più interessante è sicuramente quella del combattimento con un'annessa barra della salute. Infatti si attiverà quando subiremo dei danni, eccola qui, quindi ci sarà anche il danno da caduta. Ora possiamo infatti craftarci anche delle armi. Arma primaria, craftiamo una spada, craftiamo una staffa e craftiamo anche un arco. Queste sono le tre armi attualmente disponibili. È stato aggiunto anche la possibilità di usare i liquidi nelle proprie creazioni. Ok, iniziamo con la spada. Notiamo subito che la telecamera si sposta, quindi con il click sinistro effettueremo un classico slash e con il destro un attacco più caricato, che richiederà del tempo per essere ricaricato. Bene, poi abbiamo la staffa. Che lancia questi due tipi di magie, questa dovrebbe essere una sorta di barriera, e infine l'arco. Con il sinistro lanceremo delle frecce e con il destro caricheremo un colpo potente. E queste sono le tre armi attualmente disponibili. È già una piccola e importante aggiunta e bisogna vedere come sarà aggiornata e implementate le nuove armi. Mancano ancora le armature, ad esempio. Il frame rate è sempre abbastanza basso, manca ancora di una ottimizzazione fatta come si deve. Per il PvP invece vengono utilizzati questi tavoli da gioco. Ce ne sono di tre tipi, come sono tre anche le modalità PvP attualmente disponibili. Quindi abbiamo il tavolo da gioco per il team deathmatch, quello per il deathmatch classico e quello per la zona di controllo, il controllo delle zone. Andiamo a piazzarlo nella nostra proprietà. Eccoci, piazziamo il tavolo da gioco. Quindi mettiamolo qui. Utilizziamolo. E qui possiamo settare vari parametri. Possiamo mettere il numero di team, il numero minimo di giocatori e il numero massimo. Quindi si gioca massimo 8 contro 8. I settings per il tipo di gioco, quindi punti per ogni kill, penalità per la morte, tempo limite, penalità per l'auto kill e il delay e il ritardo per la rinascita. Possiamo settare gli spawn point per i team. Quindi a questo punto si avvierà la coda per la partita. Dovranno esserci altri giocatori contro cui poter combattere. E questo sostanzialmente per ora è il PvP di Landmark, che purtroppo non posso farvi vedere all'atto pratico, perché il gioco è abbastanza deserto, come avete potuto notare. Sembra comunque un'idea simpatica, anche questa è molto acerba ancora, quindi deve essere sviluppata a dovere. Vedremo in futuro. Ed infine abbiamo la possibilità di creare dei liquidi, quindi vediamo, dovrebbe essere qui, infatti. Creiamo dell'acqua e possiamo ora utilizzarla. Quindi ad esempio possiamo
creare un bel fossato. E mettere i nostri bei liquidi, magari non in questa maniera, possiamo metterlo come sfera. È ancora troppa. Ok, così è andata. Questo amplia di molto le possibilità di costruzione e di personalizzazione delle nostre, dei nostri claim. Quindi ragazzi, per ora questo è tutto da EverQuest Next Landmark. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciate un like e un commento. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao ragazzi!